Mio giudizio è assolutamente simile a quello fatto dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti dice una manovra che mette davanti un taglio di spesa pubblica centrale e dei comuni, degli enti locali dell'8% per il prossimo tempo, è una manovra che rischia di rendere molto più deboli coloro i quali sono già deboli, quindi di mettere in moto un meccanismo inflattivo e di erosione del reddito.